Ciao mister, buongiorno, Buongiorno. buon anno e ben trovato Grazie anche a ovviamente. voi. Si riprende dopo questo periodo di sosta, si riprende una situazione un po' particolare, no? Perché il mondo ha fatto un mezzo passo indietro, sono tornati tanti positivi anche dalle squadre di calcio, si tornerà con gli stadi al 50% e questo già vuol dire che la frangia ultras difficilmente entrerà e si farà sentire. Come vivete voi questo momento appunto particolare anche da un punto di vista umano, e se queste situazioni possono secondo te in qualche modo poi andare un po' ad infisciare il cammino delle varie squadre, Empoli compreso ovviamente. Ma lo viviamo col disagio che vivono tutti i cittadini in una situazione come questa. Ma più che noi, lo soffrono particolarmente i nostri medici, che sono veramente indaffarati per tappare falle da tutte le parti e da essere naturalmente previdenti il più possibile. Noi siamo ritornati con molta partecipazione ad assumere ancor più le attenzioni necessarie, quindi purtroppo viaggiamo sempre con mascherina anche all'interno dello spogliatoio, anche in palestra i ragazzi sono costretti a lavorare. È un disagio, chiaramente, ma è un disagio per tutti, o quasi per tutti, perché poi ho visto i numeri e fortunatamente c'è qualcuno che non è sfiorato da questa situazione, mentre gli altri più o meno sono tutti quanti nella media nazionale, nella percentuale della media nazionale. Però è una situazione con la quale occorre convivere, peccato essere ritornati a questo, secondo me era preventivabile e era impossibile che non succedesse questo, magari potevamo essere un pochino più previdenti precedentemente e non farlo in maniera completa ora e farlo come andava fatto. Certo è che insomma, si entra nel campo, in campi particolari, anche personali. Io credo che prima di tutto la salute e la libertà della collettività va anteposta a tutto, e però dopo chiaramente ci sono tante teste che ragionano anche in maniera diversa, andando a inficiare un po' il sacrificio di tutti e anche il mettersi a disposizione da parte di chi è attento, a mettersi a disposizione di quelle che sono le considerazioni e le attenzioni particolari che devono essere rivolte alla comunità. Però funziona a questa maniera e il fatto che io non sia d'accordo non è che incida molto. Sì, prima della domanda stavi parlando di Novax in questo caso. Chiaramente. Per stare sul calcio, abbiamo notato che dopo tutte le soste di questa stagione l'Empoli non ha ottenuto grossissimi risultati. Sono state prese degli accorgimenti per cambiare questo trend. Si Ma possono. sai, cambiare il trend bisogna aspettare se il trend si ripete intanto per vedere se l'hai cambiato. Noi abbiamo fatto le cose al massimo delle nostre possibilità come le abbiamo sempre fatto. Ci siamo concessi un giorno meno di ferie naturalmente per cercare di non abbassare il nostro livello di attenzione sia fisico che di testa. I ragazzi si sono ripresentati bene, hanno lavorato durante le feste, abbiamo ripreso come volevamo il lavoro di gruppo, non come volevamo per i motivi che abbiamo detto prima, però al massimo delle nostre possibilità, come ti dicevo. E poi dopo sarà il campo a dire se siamo pronti e anche gli avversari se ci faranno mettere nella condizione di dimostrare che siamo pronti. Come sta, al di là della statistica e poi di quello che il campo dirà domani, però tu che gruppo hai ritrovato dopo questa pausa, al netto dei risultati conseguiti dalla squadra fin qui, Milan compreso, e anche da un punto di vista però fisico, perché mantenendo sempre la privacy sulle persone, abbiamo avuto tre positivi anche noi che rientreranno, e quindi insomma hai avuto anche tu insomma, il lavoro leggermente risarcionato dei giocatori che di fatto non sono stati con te a disposizione in questo periodo. Sì, l'abbiamo detto, è
è normale, però bisogna fare di necessità virtù. Tutto lì. Abbiamo lavorato come se fossimo tutti e quindi è chiaro che dovremo fare considerazioni anche di questo periodo e ci porteranno a delle considerazioni da fare per la gara di domani. Domani all'andata sappiamo com'è andata, l'Empoli ha imparato qualcosa da quella partita, ovviamente non solo da quella, nel senso sa che tipo di approccio troverà da parte della Lazio? Ma sai, mi ripeto, le considerazioni le facciamo tutte, non è che stiamo a perdere tempo. E ce lo ricordiamo bene com'è andata la prima partita di campionato. E quindi sarebbe una mancanza notevole se non facessimo attenzione a quello che è capitato e non cercassimo di trarne dei vantaggi o quantomeno di limitarne i difetti. E come facciamo sempre. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro. I ragazzi come sempre partecipano in maniera veramente totale e quindi andiamo a affrontare la gara e vediamo la gara che cosa dirà. Sicuramente te parlavi insomma di come noi abbiamo affrontato la Lazio, di quello che la Lazio ci ha insegnato in quella gara, però anche la Lazio è rimasta molto impressionata da quella gara dell'Empoli e dal cammino dell'Empoli. Io parlavo con dei colleghi del canale ufficiale della Lazio e era un continuo far complimenti all'Empoli e si avvertiva proprio il come questa partita come la nostra squadra venga temuta. Io penso che anche questo sia un grande risultato che abbiamo ottenuto, che hai ottenuto nel corso di questi mesi del tuo lavoro, arrivare a giocare una gara all'Olimpico contro la Lazio, con la Lazio che vede l'Empoli quasi come una pari categoria. Beh, ora non penso che la Lazio ci vedrà così come pari categoria. Perché lo sanno benissimo che non siamo pari categoria, come lo sappiamo noi. Per noi deve essere un vantaggio. Se poi abbiamo la stima degli avversari, come ci dimostrano ormai da tempo, e questo ci fa piacere perché significa che abbiamo lavorato bene e significa che abbiamo assunto una parziale posizione di una sorta di privilegio. Che viene fuori da quello che tu dicevi, dal lavoro che abbiamo fatto e che dall'applicazione che i ragazzi hanno messo. Però poi ci fermiamo lì, perché noi siamo ben consapevoli di chi siamo e del livello che abbiamo. E permetterci a, come tu dicevi, a pari livello come intenderebbero metterci loro, ce ne vuole ancora, ma molto ancora. Ma questo noi lo sappiamo. Sono giorni particolari questi qui, come capita tutte le stagioni. Ti chiedo, quanto danno fastidio a un allenatore le voci di mercato, comunque tutto quello che ruota intorno al mercato in questo periodo? Guarda, io ne farei a meno, ti dico la verità, perché sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, però ci sono anche delle dinamiche all'interno di una squadra e delle società che necessitano di interventi. Non mi competono, competono a Pietro, e Pietro è il numero uno a fare quadrare queste situazioni. Ti devo dire la verità che per certi versi mi fanno anche piacere, no? Le voci che circolano, perché anche queste, come quelle che si diceva prima, danno lustro a quello che i ragazzi hanno fatto e se i ragazzi riescono a far parlare di loro significa che qualcosa hanno fatto e quindi è anche una soddisfazione. Da lì a farla diventare un difetto la strada è molto breve, ma noi abbiamo delle teste là dentro che pensano bene e credo anche noi li aiutiamo a pensare positivo in questo senso.